Nella storica sala di Santa Maria la Nova, Luigi De Magistris, sindaco della città metropolitana di Napoli, ha aperto questa mattina la prima riunione del Consiglio metropolitano, la seduta nella quale sono stati ratificati i risultati delle elezioni svolte lo scorso 12 ottobre, avvia formalmente la nascita della nuova istituzione che dal 1 gennaio 2015 prenderà il posto della provincia. Presenti oltre al sindaco De Magistris i 24 consiglieri eletti, tra cui l'ex presidente della provincia Antonio Pentangelo, che ha aperto gli interventi dell'Aula. È una giornata storica per la nostra area metropolitana, si insedia il primo Consiglio metropolitano, una sfida enorme, avvertiamo tutti un grande senso di responsabilità ma anche di orgoglio di far parte di questa terra, non possiamo essere lasciati soli, sinora il cronoprogramma del governo non è stato rispettato perché la legge il 1 gennaio entra in vigore ma non abbiamo ancora un euro, una risorsa. Non sappiamo ancora quali funzioni saranno trasferite alla città metropolitana, quindi un appello anche alla Regione perché faccia presto. Noi faremo la nostra parte, rappresentiamo la nostra comunità e dal 1 gennaio entreremo nel pieno di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della provincia. Quindi è da gennaio che si avrà l'entrata in vigore piena, in funzione piena. Per adesso dobbiamo scrivere lo statuto, che deve essere uno statuto importante, forte, autonomo, significativo, e diamo un messaggio di serenità a tutti i dipendenti della provincia. Primo pensiero va a loro e ai nostri concittadini, che daremo il massimo per dare nel 2015 servizi migliori alla nostra terra, alla nostra comunità e ai nostri concittadini. Chiediamo al governo di allentare il patto di stabilità perché la provincia ha risorse in cassa che non può spendere. Chiediamo al governo di iniettare risorse perché non può partire una riforma che abbiamo tutti quanti definito storica, epocale, la più importante dopo la riforma delle regioni, senza un euro. Dare un'altra volta a noi, che lo facciamo solo per spirito di missione, gratuitamente, con sacrificio, il cerino in mano, ma vogliamo essere messi nelle condizioni di governare e quindi insomma abbiamo bisogno di fatti concreti dal governo, il tempo è poco perché il 1 gennaio è fra meno di 2 mesi, speriamo che questo accada nei prossimi giorni, altrimenti a gennaio sarà tutto molto complicato.